Buongiorno, benvenuti. Questo è il primo incontro di una serie che di incontri del tipo che abbiamo fatto anche lo scorso anno, che va un po' alla ricerca e alla scoperta di cose a Bologna non proprio segrete, ma perlomeno poco note. E quindi cominciamo oggi con questo palazzo, direi, assolutamente particolare, e poi continueremo con le acque di Bologna, con le attività industriali di Bologna nei secoli passati, e finiremo verso Natale, quindi prima della fine dell'anno, con una serata sui monumenti che non ci sono più, monumenti che c'erano e che sono stati demoliti, scomparsi, non più visibili, ma che sono rimasti nella memoria dei bolognesi, sia nella memoria colta che nella memoria popolare. E quindi faremo una serata in cui parleremo di questi monumenti e sarà una conferenza spettacolo in cui ripercorreremo anche questi ricordi popolari dei monumenti che c'erano. Oggi noi parleremo di Palazzo Bocchi, che è un palazzo assolutamente particolare e che avremo anche la fortuna di poter andare a vedere. Devo dire che fino a qualche giorno fa disperavo di poter accedere a Palazzo Bocchi, poi con un colpo di fortuna ho trovato la persona giusta che oggi ci aprirà il palazzo e soprattutto ci farà vedere la sala d'angolo del palazzo, che è quella affrescata da Prospero Fontana, che è poi anche la sala dove si svolgevano le attività di questa Accademia Ermatena, che, di cui poi adesso parleremo. Buongiorno a tutti, benvenuti. Non abbiamo tantissimo tempo, quindi vado un po' velocemente con la presentazione, con un'introduzione, e poi passerò direttamente a mettere il focus sull'iscrizione in ebraico, perché è quella che presenta maggiori interrogativi, maggior quantità di ipotesi, insomma, su quello che può rappresentare, quello che intendeva Achille Bocchi, appunto, quando l'ha voluta sulla facciata dell'edificio. Dunque, questa è la facciata, appunto, di Palazzo Bocchi, si trova in via Goito, qui in centro, ed è molto vicino al ghetto ebraico, tanto è vero che è incluso nei percorsi, nell'iter appunto giudaico di Bologna. Palazzo Bocchi è un bellissimo palazzo rinascimentale, molto severo, tra l'altro, con il suo zoccolo bugnato molto alto, e quest'area austera è accentuata appunto dalle due iscrizioni volute appunto dall'umanista Achille Bocchi. Il palazzo viene progettato da Jacopo Barozzi da Vignola e da Sebastiano Serlio, e quindi è uno splendido edificio, uno splendido esempio già sotto il punto di vista architettonico del Rinascimento, e ha questa particolarità che lo rende un unicum, lo rende un apax appunto nell'architettura civile, nell'edilizia civile. Noi troviamo spesso delle epigrafi in ebraico nell'architettura, appunto, nell'architettura sacra, insomma, nelle sinagoghe, ma all'esterno, intendo dire, ma questo è un unicum, forse in tutta Europa, insomma.
Adesso poi se mi correggerà Lucio eventualmente se sotto questo aspetto faccio qualche errore. Dunque, innanzitutto introduco un momento la figura di Achille Bocchi, che è un umanista e è stato docente dell'Alma Mater ed è stato il primo docente di lingua ebraica. Achille Bocchi inizia come lettore delle Humanitas e quindi con la lingua latina e greca, e poi insieme all'università di vi saranno quattro sedi dell'università, quindi Parigi, Salamanca, Bologna, Oxford, che avranno il privilegio di essere le prime in Europa ad avere una cattedra di ebraico, di lingua ebraica. Achille Bocchi, appunto, è il primo ad insegnare l'ebraico biblico. E quindi possiede una cultura umanistica trilingue, come pochi. Questa particolarità del palazzo è che non soltanto era la sede, appunto, la dimora di questo docente, di questo umanista, ma era anche la sede di un'accademia da lui voluta, da lui fondata, che in realtà era nata a Palazzo Poggi, ma poi si spostò appunto in questa sede. L'accademia si chiamava Ermatena, inizialmente accademia... Com'è? Ermatena. Ermatena da Hermes e Atena, perché voleva, l'intento insomma dell'umanista era di coinvolgere i sodales dell'Accademia in varie attività, insomma in varie discussioni che interessassero tutte le discipline, da quelle umanistiche a quelle tecniche a quelle scientifiche. Hermes è la divinità, come dire, protettrice del commercio e delle relazioni e delle comunicazioni. Atena simbolicamente sta a rappresentare il sapere scientifico, quindi il sapere astratto, e l'unione di queste due divinità dà appunto il nome all'Accademia. Questo è l'intento, e perché Achille Bocchi ha questo intento? Ha questo intento perché innanzitutto già i tempi cominciano ad essere piuttosto difficili e già la Chiesa, insomma, comincia a estendere la propria sorveglianza verso appunto ogni tipo di eresia o qualunque dottrina che si sospetti sia in odore di eresia. Achille Bocchi ospiterà nella propria accademia molti rappresentanti di dottrine assolutamente eterodosse. Tanto è vero che esistono studi su Achille Bocchi che lo rappresentano appunto come eterodosso. Ad esempio, uno degli studi più importanti è quello della professoressa Narita Angelini, che insegna all'Università di Bologna e che ha condotto una disamina molto attenta, insomma, delle simbolice questiones di cui è autore l'umanista, insomma, di cui è autore Achille Bocchi. Le simbolice questiones venivano, è una raccolta di poemetti che venivano, che l'autore, insomma, quindi Achille Bocchi e l'inventore dell'Accademia Ermatena, scriveva ogni volta
scusa, ci chiedevamo l'immagine, ecco, è sempre questa. Questo è Achille Bocchi, sì, esatto, questa è una incisione che raffigura Achille Bocchi ed è un'incisione di Giulio Bonasone che poi sarà anche l'incisore delle figure esoteriche contenute nelle Symbolicae Quaestiones. Ogni sodales dell'Accademia al suo ingresso riceveva appunto questo dono, quindi un poemetto di benvenuto. E il linguaggio era volutamente ermetico, perché soltanto i sodales dell'Accademia dovevano comprendere il significato simbolico di questi poemetti. Diciamo che era un circolo molto elitario. Si proponeva di trovare un linguaggio nuovo che unisse la scienza, le religioni, il sapere umanistico e quindi si basava appunto, come dice il titolo stesso dell'opera, essenzialmente sui simboli. Una sorta di semiologo antelitteram, insomma, se vogliamo. E quindi ci sono vari studi e varie interpretazioni sul perché Achille Bocchi abbia voluto questa, in particolare l'iscrizione ebraica sulla facciata della sede dell'Accademia Ermatena. Apro una parentesi soltanto perché nell'angolo del palazzo, sopra all'iscrizione, è ancora visibile, adesso qui non ce l'ho nelle diapositive, ma è ancora visibile i resti di questo rilievo che rappresenta appunto il gruppo dell'Ermatena, quindi dell'unione delle due divinità, che tra l'altro non è un unicum, perché è stato rappresentato anche più volte durante il Rinascimento. Il Rinascimento ha spesso dei richiami appunto esoterici, e ecco, ad esempio questo è un bellissimo affresco di Federico Zuccari che rappresenta l'Ermatena a Palazzo Farnese, nella bellissima dimora di Caprarola a Viterbo. E quindi non è nuovo, insomma, questo simbolo. È nuovo invece l'intento appunto di questo umanista che vuole costituire un'accademia in cui tutti i sodales siano alla pari e possano discutere liberamente, il che appunto in tempi in cui l'Inquisizione sta cominciando ad esercitare la propria sorveglianza, non è così semplice, insomma. Quindi sono anche precauzioni prese proprio per evitare che queste discussioni escano da queste mura. Quindi una delle interpretazioni che riguardano questa iscrizione riguarda proprio questo intento. L'iscrizione che noi vedremo, ecco, questa è una fotografia che riporta l'iscrizione prima del restauro del 2012. Era molto, molto sporca, molto offuscata dai fumi. È stata fatta una pulitura molto, molto delicata, ma anche molto efficace. E questa è l'iscrizione appunto che vedremo da vicino, quando ci recheremo appunto sul posto. L'iscrizione è un versetto
un versetto del Salmo 120, il secondo verso, adesso ve lo leggo. Adonai azila nafshi misfaccia kerme la son remia, che significa: Signore, preserva la mia anima da labbra menzogniere, da linguaggio ingannatore. E uno potrebbe chiedersi, ma perché? Perché questa iscrizione su un edificio privato e perché soprattutto la scelta di questo versetto in particolare? L'altra iscrizione che l'affianca invece è latina, in lettere capitali, ed è dalle epistole di Orazio, anzi dall'epistola più famosa di Orazio, quella dedicata a Mecenate. E recita così, adesso la prendo. Eccola. Allora, questa tra l'altro si snoda anche oltre la facciata, anche oltre l'angolo di via Alberoli. Rex eris aiunt, si recte facies, hic murus aeneus estus, nil conscire sibinil, nulla pallescere colpa. Che significa? Che significa: re sarai se ben farai, sia questo per te un muro di bronzo, non avere nulla da rimproverarti, nulla di cui vergognarti. Qui la scelta è già un po' più chiara, insomma, nel senso che Achille Bocchi è un umanista, ama Orazio, chiaramente, e le epistole, insomma, in questo versetto si rivolgono in particolare in modo scherzoso a Mecenate, rammentandogli che l'etica, insomma, la morale per chi detiene il potere, in fin dei conti è molto semplice, la conoscono anche i fanciulli, cioè non far nulla di cui vergognarti, cioè che la tua condotta sia sempre conforme a ciò che tu stesso dici, proferisci, professi. Ecco. È un'etica naturale, insomma, in poche parole, è quasi ludica. Quindi, insomma, l'intero versetto delle epistole è «At pueri ludentes rex aeris aiunt, si recte facies, hic murus aeneus esto, nil conscire cibi, nulla pallescere culpa». Ma i fanciulli nel gioco ripetono: «Re sarai se ben farai, sia questo il tuo muro di bronzo, non avere nulla da rimproverarti, nulla di cui vergognarti». E quindi già questo è un avvertimento per chi entra nell'Accademia come sodales. Quindi qui entra soltanto chi non ha nulla da rimproverarsi. E dall'altro lato, sul lato destro, c'è l'iscrizione invece che, come dire, palesa meglio il significato di queste parole, però soltanto per chi conosce l'ebraico. Adesso qui purtroppo non si vede bene, ma lo vedremo meglio sul posto. L'iscrizione inizia con il nome divino, con uno dei nomi divini, col tetragramma divino, Yud Hei Vavei. Signore, salvami, Azila, da labbra menzogniere,
da lingua d'inganno. Dunque, questa potrebbe, tra le varie interpretazioni, essere una esortazione, un avvertimento, anche questo, per chi entra come sodale nell'Accademia, ovvero cioè, tu puoi entrare a far parte di questo, di questa studiosa cohort, come la chiamava appunto lo stesso Achille Bocchi, soltanto se non sei una spia, soltanto se non sei una spia presso il Sant'Uffizio, soltanto se non sei un delatore e non prendi e non riporti in maniera malevola le discussioni libere che qui vengono fatte, insomma, che in questa sede vengono fatte. Quindi questa è una interpretazione letterale, ecco. Per alcuni è soltanto un vezzo, cioè appunto Achille Bocchi avrebbe voluto questa iscrizione semplicemente per far capire che lì nella sede di questa accademia si discutevano anche le lingue antiche e comunque, insomma, come dire, era un suo biglietto da visita in qualche modo, perché insegnava l'ebraico, ecco, aveva la cattedra di ebraico. In realtà questa è una spiegazione forse un pochino troppo semplice per un'iscrizione che oltretutto è stata posta dopo l'inaugurazione dell'edificio. L'edificio venne inaugurato nel 1546, la data è riportata appunto anche con un'iscrizione sotto il balcone della facciata e questa iscrizione venne apposta dopo, anche se in realtà forse era già presente anche nell'incisione di Giulio Bonasone. Questo è un ritrovamento recente e è una matrice di bronzo, una matrice di rame, e il progetto per la facciata di Palazzo Bocchi a Bologna è un bulino appunto di Giulio Bonasone, l'autore poi di tutte le incisioni delle Symbolicae Quaestiones, ed è stata scoperta poco tempo fa, 2 anni fa, dalla professoressa Donatella Biaggi Maino, storica dell'arte e docente di arti visive presso il Dipartimento di Arti Visive dell'Università di Bologna. Questa incisione era coperta da questo piccolo, prezioso, piccola preziosa tavola di Lavinia Fontana. Lavinia Fontana è una grande pittrice, figlia di Prospero Fontana, che poi affrescò l'interno di Palazzo Bocchi, e oggi avremo la fortuna di vedere appunto questi affreschi. E questo è lo sposalizio mistico di Santa Caterina, e questa tavola appunto copriva l'incisione del progetto di Palazzo Bocchi di Giulio Bonasone. E su questa matrice, su questa incisione, sono già visibili diversi dettagli, anche alcuni che non verranno realizzati, ma l'incisione verrà aggiunta poco tempo dopo l'inaugurazione dell'edificio. È un'aggiunta posteriore, e quindi questo alimenta altre ipotesi appunto sul perché di questa iscrizione. Quando la vedremo da vicino, ci accorgeremo che in particolare il tetragramma divino che apre il versetto, Iudei Vavei, è come suddiviso al centro da una croce greca. Questo non è un segno che non può essere stato apposto casualmente.
Dunque, una delle ipotesi chiaramente riguarda l'Inquisizione nascente e quindi una sorta di simbolo che comunque tranquillizzi in qualche modo le autorità ecclesiastiche sul fatto che lì si discute anche in ebraico, ma comunque sempre tenendo presente che è materia sacra, quindi non soltanto per la comunità ebraica, ma anche per tutta la Chiesa, insomma. Altra ipotesi invece è che questo segno voglia in qualche modo proteggere il nome divino, ossia spezzando in due il tetragramma, in questo modo lo si preserverebbe appunto dalla profanazione. Ricordiamo appunto che questa iscrizione si trova all'esterno, quindi visibile a chiunque, anche agli occhi profani. E esiste, ad esempio, una delle interpretazioni molto, molto credibili, molto accreditate, insomma, è quella del rabbino, del maestro Cassuto, esatto, per cui questo sarebbe un modo per rendere Pasul il nome divino, esattamente come si faceva con i rotoli della Torah, quando li si trasportava al di fuori della sinagoga, si metteva una goccia di cera sul nome divino per non renderlo profanabile. Poi, una volta nel laboratorio di restauro, la cera veniva rimossa, chiaramente, il rotolo restaurato, e di nuovo, quando veniva riportato all'esterno per essere di nuovo accolto in sinagoga, veniva rimessa questa goccia di cera. Questa precauzione, appunto, era per non rendere profanabile il nome divino all'esterno di un temenos, di una recinzione sacra, insomma. Quindi è un'ipotesi abbastanza accreditata, piuttosto accreditata, su cui spero appunto che avrà da aggiungere, anzi sicuramente, Lucio Pardo. E un'altra ipotesi ancora, l'ha fatta recentemente il professor Saverio Campanini durante una splendida conferenza tenuta per la giornata della cultura ebraica in sinagoga, e appunto questa croce greca sarebbe stata appunto affissa, insomma sarebbe stata incisa, aggiunta in seguito, perché in effetti viene aggiunta in seguito alla iscrizione, per tranquillizzare chi comunque conosceva l'ebraico, era in grado di interpretare appunto correttamente il versetto del Salmo, ma in ogni caso voleva la conferma che la materia venisse trattata anche all'interno dell'Accademia con tutti i riguardi, con tutti i possibili riguardi per cristologici, esattamente. Ecco, queste sono le ipotesi più accreditate appunto circa questa iscrizione, che tra l'altro è di grande bellezza, perché sono caratteri ebraici gemmati, squisitamente rinascimentali, che si ritrovano
Soltanto in alcune, lapidi, ne vediamo una in particolare, questa è il monumento sepolcrale di Menachem Ventura, deceduto nel giugno 1555, ecco, iscrizione in carattere gemmato rinascimentale ed è conservata al Museo Civico Medievale di Bologna ed ha questi splendidi caratteri con tutte le grazie appunto gemmate. È un unicum anche per questo, l'iscrizione di Palazzo Bocchi, perché insomma è molto limpida, adamantina, insomma, nello stile gemmato. Dunque, poi quando appunto visiteremo in luogo il palazzo, vedremo all'interno anche gli affreschi di Prospero Fontana, in particolare gli affreschi del salone, che rappresentano varie divinità. Ecco, questo era il gruppo dell'Ermatena, così come lo si vedeva quando il palazzo era stato da poco edificato. Era un bassorilievo appunto che rappresentava il gruppo di Hermes e Atena, quasi come un unico androgeno. Questa è una tavola delle Symbolicae Quaestiones. Questa anche è un'altra tavola delle Symbolicae Quaestiones. Tra l'altro le Symbolicae Quaestiones sono anche scaricabili liberamente. Se voi andate su archive.org e digitate, insomma, Symbolicae Quaestiones Achille Bocchi, lo trovate. Ecco. Lo trovate, lo potete scaricare, è anche un libro bellissimo, tra l'altro, deve essere ancora indagato a fondo anche questo. Io direi che potrei lasciare la parola alla professoressa Monticelli, perché questo discorso su Palazzo Bocchi vuole essere anche introduttivo ad un dialogo interreligioso, nel senso che Achille Bocchi, questo era l'intento in fondo di Achille Bocchi, cioè stabilire un dialogo tra un dialogo profilico scientifico, quindi filologico e scientifico, non soltanto tra le varie discipline, ma tra le varie religioni. Tanto è vero che lo stesso Achille Bocchi ospitò fra le sue mura, protesse anche alcuni rappresentanti in odore di eresia, come Lisia Fileno. E molto probabilmente anche appunto rappresentanti della comunità ebraica. È probabile appunto che questa iscrizione in ebraico, con questo segno così particolare che serve a proteggere dalla profanazione il nome divino, sia dovuto anche al suggerimento di un rabbino. Non si sa quale, però. Ci sono molti particolari di cui non siamo a conoscenza, non siamo ancora venuti a conoscenza. Dell'Accademia comunque facevano parte nomi altisonanti dell'epoca, come Ulisse Aldrovandi, Leon Battista Alberti, e quindi rappresentanti tanto dell'ortodossia quanto del pensiero più laico, in fin dei conti. Il cardinale Paleotti anche lui è rappresentante dell'ortodossia e non soltanto, insomma. Tutti appunto discutevano su un unico piano, quindi quello filologico, filosofico, scientifico, e poi naturalmente facevano parte dell'Accademia gli stessi artisti, il che è abbastanza anche questo inconsueto, perché considerare un artista, insomma, anche se ormai la figura dell'artista era già
ben più di un artigiano, insomma, nel Rinascimento. Era già l'artista, un intellettuale a pieno titolo. Includere in un'accademia di pensatori, appunto rappresentati come Giulio Bonasone, Prospero Fontana, era già veramente molto, oggi diremmo molto inclusivo, e veramente grande intuito interdisciplinare, quindi una aspirazione alla interdisciplinarità. È una aspirazione di Achille Bocchi verso il dialogo interreligioso. Ecco perché, oltretutto, questo palazzo è un simbolo importante, non soltanto della città, ma proprio del dialogo tra culture e tra religioni. E io adesso lascerei proprio la parola alla professoressa Rita Monticelli. Grazie Alessandra Mantovani di questo bellissimo escurso su Palazzo Bocchi, grazie dell'invito, grazie al Presidente, grazie al Centro San Domenico. Certo, parlare di dialogo religioso adesso è molto complicato e difficile perché diciamo che non sono un'esperta, ma rappresento una parte politica all'interno del Comune che si occupa di portare avanti e di appoggiare il dialogo interreligioso e interculturale. E ho apprezzato moltissimo tutto quello che Alessandra ci hai detto, anche perché mi apre la strada a un punto fondamentale, che il dialogo interreligioso senza dialogo interculturale è impossibile. Fa parte di una relazione strettissima tra culture, tra realtà, di processi identitari che sono venuti a costruirsi attraverso la tradizione, ma che hanno bisogno sempre di più di aprirsi ed allargarsi. Noi eravamo abituati nel passato ad andare a visitare paesi e culture diverse e conoscere altre religioni. Oggi il nostro paese è fatto di culture diverse, di religioni che sono venute qua da noi, e quindi questo pluralismo religioso non è un progetto, è una realtà esistente con cui ci confrontiamo quotidianamente per cercare di fare proprio il meglio della nostra realtà multi ma complessa e che più che multiculturale deve diventare sempre di più interculturale. La differenza è abbastanza nota: la multicultura sono tante culture separate di fianco l'una all'altra, l'interculturalità è come quando in una stanza siamo in circolo, apriamo il cerchio, si aggiunge una seggiola e facciamo parte integralmente di quella cultura interculturale e non soltanto multi. Naturalmente il pluralismo religioso non è più quindi una scelta, ma una qualcosa che esiste. E vorrei partire per parlare un po' della mia esperienza rispetto a quello che sta succedendo nella città di Bologna da un'indicazione dell'Unione Europea, che ha sottolineato il ruolo positivo che il dialogo tra le fedi può svolgere all'interno della società e la sua capacità di porsi come mezzo di pace in Europa e i suoi confini, in particolare nell'area del Mediterraneo, e oggi possiamo dire all'est d'Europa, la cui stabilità dipende anche dalla possibilità di convivenza tra religioni diverse. Il dialogo religioso, insieme al dialogo interculturale, è considerato nei documenti dell'Unione Europea, ma anche quelli dell'ONU e dell'Alto Commissariato, una pratica fondamentale, e cito, per dare un contributo significativo allo sviluppo di una società libera, ordinata e coesa, che sappia superare l'estremismo filosofico e religioso, gli stereotipi e i pregiudizi, l'ignoranza e l'indifferenza, l'intolleranza e l'ostilità, che anche nel passato recente sono stati cause di conflitti e di spargimento di sangue in Europa, e noi possiamo aggiungere che lo sono anche attualmente. Vediamo la guerra in Ucraina, guardiamo quello che sta succedendo in Iran, e quindi chi pensa che il dialogo interreligioso sia un corollario di una vita sociale, penso che stia sbagliando profondamente il punto di vista invece di quello che deve essere il dialogo religioso. La ricerca di uno dei tantissimi diciamo associazioni e luoghi di studio, Religion and Peace Report, mostra che la religione può facilitare una maggiore pace e può avere un ruolo positivo nella costruzione stessa della pace e della giustizia sociale.
Proprio questi sono termini estremamente importanti che in questo momento, sentivo poco fa, non si parla quasi più invece durante questa guerra di come è possibile negoziare per arrivare alla pace. E quindi penso che farò riferimento a due parole importanti del dialogo interreligioso nella città di Bologna, che sono la parola accoglienza. Sappiamo che Bologna fa dell'accoglienza un suo punto fondamentale, la città del diritto, ma anche appunto dell'apertura umanistica a questo. Sì, sì, lo conosco perché lo sto studiando, sto facendolo. E quindi il punto importante che io vorrei mettere in relazione è la parola appunto accoglienza. Stavo dicendo la parola, la città del diritto, dei diritti civili, dei diritti umani che non sono mai disgiunti dalla necessità di un dialogo interculturale, interreligioso, è una parola forse ancora più difficile che è la parola riconciliazione. E vorrei proprio partire dalla parola, appunto da mettere insieme questi due termini che in realtà sono due programmi culturali, interreligiosi e politici importanti. Mi sono presa alcuni appunti perché sennò rischio di andare fuori tema e poi soprattutto abbiamo tutti molta voglia di vedere il palazzo, quindi avrò questi punti un po' frammentati, ma poi magari c'è la possibilità di discutere. Ho preso alcune cose dal saggio Il significato del dialogo interreligioso per la pace nel mondo di Yoshiaki Lisaka, dove si discute del perché è importante il dialogo interreligioso. Per lui lo scopo del dialogo interreligioso è infatti la pace. La pace è definita come essere in armonia con Dio, con se stessi, con gli altri e con la natura. È importante guardare al dialogo religioso come un mezzo per raggiungere la pace. È sempre più importante oggi. Inoltre, mentre molti si concentrano sul dialogo interreligioso per quanto riguarda la comprensione reciproca, per Isaaca e per tutti noi dovrebbe essere più di questo. Il dialogo interreligioso va oltre la pace e implica la riconciliazione. Mentre molti possono lavorare per la pace, la riconciliazione è un continuo processo radicale. Anche se si menziona la riconciliazione con la relazione alla pace con Dio, nello specifico di questo saggio, può essere applicata anche a tutti gli altri ambiti della vita sociale, culturale e religiosa. E quindi dunque è importante essere in armonia, è vero, con Dio, con noi stessi, con gli altri, con la natura, ma anche ricordare che riconciliazione è un processo che implica l'ascolto e la conoscenza reciproca. Ora, a noi religiosi, la pratica di riconciliazione è comunque altrettanto essenziale, perché la giustizia sociale è quella che deriva dalla riconciliazione. E per me, quando ho letto e ho cominciato a leggere, a studiare da studentessa del dialogo interreligioso, il rapporto riconciliazione e giustizia sociale è stato un pensiero da percorrere e una visione illuminante. E il dialogo religioso è interreligioso, anche intrareligioso. Possiamo dire che nella nostra città è anche c'è una grandissima volontà di dialogo intrareligioso e non soltanto interreligioso, vede le differenze come punto di forza. Questo è particolarmente importante quando lavoriamo per essere riconciliati con gli altri. Riconciliazione a volte può comportare un sacrificio da parte nostra, può comportare un sacrificio del nostro tempo, della nostra energia e potenzialmente, e questo è un punto importante, dei nostri privilegi. Quando ci impegniamo a cause di giustizia sociale e nella lotta per la pace nel mondo. La riconciliazione con gli altri non è soltanto una teoria, richiede azione. Questa necessità di azione è meglio articolata proprio attraverso il dialogo interreligioso, perché la giustizia, per esempio, è un principio comune a molte pratiche di fede. La riconciliazione con gli altri, come presente nel dialogo interreligioso, richiede la volontà di smantellare i sistemi di oppressione e di lottare per gli emarginati. Richiede anche la forza di perdonare gli altri, come pratica di autocura. Riconciliazione, qui cito Raymond Panikkar, deriva da concilium, da ecclesia, da chiamare insieme, parlare con gli altri. Riconciliazione vuol dire chiamare di nuovo quelli che avevamo scomunicato, vinto, ucciso, convinto, ma anche, come si vede oggi, che ci sembra ci abbia vinto. E la riconciliazione non si può fare sulla pelle di un terzo. Senza giustizia non c'è pace. La giustizia, continua Panikkar, intesa così, sta in contraddizione con l'imposizione della giustizia, perché la vittoria non porta mai alla pace.
La vittoria non porta mai alla pace, porta soltanto alla vittoria. Soltanto la riconciliazione porta alla pace. Infine, la riconciliazione con la natura, nel dialogo anche interreligioso, richiede che ci prendiamo cura dell'ambiente in cui viviamo, che ci impegniamo per chi ci sta intorno, perché ci impegniamo per mantenere la natura contro la crisi climatica, contro la distruzione di questa parte dell'umanità e del nostro ambiente. Così il dialogo religioso va persino oltre la pace e va verso la riconciliazione e ci fornisce le basi necessarie per fare questo lavoro di giustizia sociale, così come abbiamo, com'è una delle direzioni fondamentali del nostro statuto della città di Bologna. E poi un punto fondamentale che tutti conosciamo, una ragione, ma che a volte dimentichiamo, una ragione per cui il dialogo interreligioso cruciale è nel suo intento di costruire empatia e comprensione e all'interno di comunità che sono eterogenee e solidali. Senza il dialogo, nella mia esperienza in questo momento di conoscenza di varie culture che ci sono nella città di Bologna, mi è molto chiaro che sono due cose che vanno insieme. Il rispetto della cultura di provenienza, la necessità di mantenere un'identità ragata alle radici, ma anche di essere, entrare e integrarsi nella città in cui si vive. Spesso vengo invitata non solo per le cerimonie religiose, ma per le feste di indipendenza, perché spesso sono provenienti da ex colonie. E quindi il senso della religione che porta alla libertà interiore e alla libertà pacifica di convivenza tra diverse culture è uno dei punti che io sento come fortemente più, come un'esigenza fortissima delle comunità. Mi interessava, non volevo parlare a lungo del dialogo interculturale, magari possiamo ritornarci, ma la questione delle lingue di cui si parlava prima è estremamente importante. La questione dell'intercultura, che sembra una scoperta contemporanea, è in realtà una scoperta della cultura umanistica, è un fondamento della cultura umanistica da sempre, come ci diceva Alessandra prima, ma anche la questione delle lingue, fondamentali per capire e comprendere le culture. Un testo importante che ho letto recentemente è quando la cultura è scritta in inglese, quindi come l'omogenizzazione e la globalizzazione delle culture. E anche quando la religione è scritta in inglese, un testo di Anne Foster che si chiama Passaggio in India, tra l'altro quest'anno è l'anniversario, il 40° anno in cui si celebra la libertà, la liberazione dell'India, parla proprio di questa difficoltà di rispettare una religione quando c'è un'imposizione anche linguistica e culturale su un'altra cultura. Quindi quando noi parliamo di integrazione non parliamo di assimilazione, ma di un insegnamento reciproco, di un ascolto reciproco per andare insieme verso la stessa direzione di pace, di giustizia, ma con rispetto di queste diversità. Quindi la questione delle lingue. Le lingue occidentali sono in una posizione più favorevole rispetto ad altre lingue nel trattare problemi che spesso se stesse hanno creato. Quindi l'interculturalità e l'interreligiosità non è una questione di traduzione da un rapporto all'altro, ma anche di mutua, e cito sempre Remo in Panica, di mutua fecondazione. Lui parla all'interno del dialogo interreligioso e interculturale non tanto di dialogare e basta. Il dialogo, secondo lui, porta, nella tradizione classica, a un'imposizione razionale. Lui parla di dialogo dialogato, dialogo dialogante, dove non c'è un vincitore e un vinto, ma c'è una conoscenza reciproca. Quindi nel dialogo, prima della parola, uno dei fondamenti è l'ascolto. Cioè l'ascoltare non per vincere sull'altro, ma per imparare. Tu parlavi prima giustamente della cultura umanistica nel XIII secolo, quando quel grande genio precursore dell'interculturalità, il trovatore mistico e filosofo Raymond Lull, all'epoca delle crociate, tentò di dare un contributo pacifico all'incontro tra le religioni. Non solo imparò lui stesso l'arabo, ma si sforzò in tutti i modi di persuadere Roma a fondare cattedre in copto, arabo e greco nelle nascenti università del mondo cristiano. Quindi l'intercultura è uno dei fondamenti del dialogo interreligioso. Ora, vorrei aggiungere che qualcosa che naturalmente lo diamo sempre per scontato, ma vorrei davvero che si potesse dire di più nelle scuole, ai ragazzi, nelle nostre università.
Quello che vediamo in questi anni durissimi di guerra, dopo la pandemia, ma anche delle recrudescenze, della violenza, è invece il rapporto importantissimo tra politica, cultura e religione. Lo sapevamo in passato, lo stiamo nascondendo spesso, e l'importanza intrinseca del rapporto tra cultura, religione, diritti umani e diritti civili. La difesa della guerra sembra essere accompagnata ancora una volta da principi di difesa etico-morali e religiosi che non riconoscono a volte le minoranze. E al di là dei rapporti di questo periodo tra diversi disequilibri geopolitici dell'Europa, dell'Unione Europea, oltre alle necessità diplomatiche, occorre che si riconosca per una cultura della pace concreta che il dialogo intra e interreligioso è da sempre fulcro centrale, come si diceva prima, tra poteri forti e poteri deboli, tra dittature e popoli, tra guerra e pace, e che occorre che si conosca l'urgenza di un dialogo interreligioso insieme alle misure diplomatiche europee e delle Nazioni Unite, nello stesso tavolo diplomatico. Credo che il discorso interreligioso vada portato con molta forza all'interno di queste necessità. E vorrei soltanto parlare, come dice, mi ha fatto vedere giustamente, ecco, la Casa del Dialogo fra religione e culture. Tra le varie, abbiamo un progetto molto ampio nella città di Bologna per il dialogo interreligioso. E tra queste potremmo, se avete voglia, tempo, ma possiamo fare anche un altro giorno in cui parlare di quello che sta accadendo nella città di Bologna dal punto di vista del dialogo interreligioso, nelle sue tipo 36 diverse comunità, ma cogliendo l'invito di parlare della Casa del Dialogo, che è stato fatto un protocollo d'intesa tra il Comune, l'Università, la Curia, la comunità ebraica e quella islamica, allargato alle comunità religiose interconfessionali della città di Bologna, che si chiamerà, diciamo il protocollo è stato allargato a chiamarsi Casa dell'Incontro e di Dialogo fra Religioni e Culture, perché sono intrinsecamente legate, non è impossibile scardinare una dall'altra. L'obiettivo del tavolo di lavoro che è stato fatto, che ha portato a questa costruzione della casa, era quella di rendere aperto e con un processo di democrazia partecipata questa costruzione di questa casa, che non è solo simbolica ma vuole diventare un luogo di elaborazione anche attraverso l'unione di associazioni e centri come quello di Domenico ovviamente e altri soggetti. La casa non siamo andati molto avanti nella costruzione di questa casa, ma l'abbiamo definita, non la possiamo ancora dire perché vogliamo presentarla quando ci sarà, ed è un luogo secondo me bellissimo, che non soltanto, non dovete pensarlo come un luogo intellettuale di deposito di congressi e di convegni, abbiamo tanti spazi per questo, ma luogo anche di raccoglimento interiore in cui si possano ritrovare le persone, e allo stesso tempo una parte di questo luogo dove verranno prese delle decisioni non dall'alto, ma insieme a quello che la comunità avrà deciso di fare, questo è un punto fondamentale, ma anche un luogo in cui il dialogo e la comprensione parte appunto dall'ascolto e da una messa insieme di decisioni che partono dall'interiorità di ciascuna religione. E vi volevo leggere alcune affermazioni. Il protocollo si sta allargando, questa è una delle ragioni per cui c'è stato non tanto un rallentamento, ma la necessità della lentezza. Parlavo col Cardinale Zuppi, che diceva quando si devono fare delle scelte complesse, perché complesse sono le realtà religiose, la lentezza non è sempre una cosa negativa, ma è un modo per prendersi il tempo di capire e di comprendere. Quindi in questo anno abbiamo cercato di incontrare le diverse comunità, vedere quali erano le loro esigenze e di aprire questo dialogo a tutta la città. E è stato iniziato questo dialogo dal Rabbino Sermoneta, da Yassin El Afram della comunità islamica, dal Cardinale Zuppi della comunità cattolica, e dal Comune di Bologna e dall'Università di Bologna. Ovviamente purtroppo il Rabbino Sermoneta è andato a Venezia, aspettiamo un nuovo Rabbino, la comunità islamica è composta come sapete da più comunità, quindi ci abbiamo allargato anche in questo punto di vista, e così pure si parlava di dialogo intrareligioso e quindi anche all'interno delle stesse confessioni cristiane,
e l'università ha già individuato le persone che dovranno occuparsi di questo, quindi c'è un tavolo che vuole essere rappresentare le comunità religiose, ma anche alcune realtà importanti della nostra città che si devono occupare di cultura religiosa. Ma volevo chiederle, professoressa, ha già individuato anche il luogo? Sì, perché... certo. Ecco, Palazzo Bocchi potrebbe essere un luogo... il luogo è individuato, non lo possiamo dire perché vorremmo proprio ancora, invece fare una celebrazione, una festa. Speriamo invece di dirlo, eh. No, lo diciamo, c'è chi lo sa bene perché l'abbiamo visitato insieme a persone, però insomma il luogo è un luogo che ha avuto bisogno, essendo anche questo un luogo culturale importante, di alcuni passaggi importanti per vedere insomma se era possibile farlo o non farlo. Ma la lentezza non è dovuta solo a quella, ma anche alla necessità di allargare i firmatari iniziali con invece le altre comunità. Però mi interessava, al di là di questo, leggere soltanto alcune parti del protocollo, perché rendono l'idea dell'importanza di questo dialogo interreligioso per la città. E cito le parole dei firmatari, cito le parole di Virginio Merola: questa casa irrobustirà le prospettive di una comunità aperta e solidale. La firma è venuta nel giorno dello Yom HaShoah, in cui si ricordano i 6 milioni di ebrei vittime del nazifascismo. L'antisemitismo, il razzismo e le persecuzioni religiose dei cristiani e musulmani che sfociano in atti terroristici sono l'esempio della intolleranza che questo progetto vuole combattere in modo fattivo per contribuire alla coesione della nostra comunità. E Francesco Bertini, che era il rettore dell'università quando è stato fatto l'accordo: conoscenza e condivisione saranno tra le fondamenta di questa nuova casa, che si farà portavoce di premesse imprescindibili per il nostro futuro, come il rispetto della dignità della persona, della libertà religiosa, il dialogo e la pace. E il nostro Matteo Maria Zuppi: la pandemia ci ha ricordato che solo insieme possiamo affrontare i problemi e che tutti dobbiamo esercitarci nell'arte della vita, quella dell'incontro e del dialogo. Questa casa si inserisce nella tradizione della città di Bologna, luogo alto di cultura e di riflessione sui grandi aspetti della vita e della storia degli uomini. L'ignoranza, il pregiudizio e la violenza crescono molto più facilmente. Conoscersi e approfondire aiuta non solo a rispettare e ad evitare una comprensione superficiale dell'altro, ma soprattutto a valutare come l'altro sia un dono. Non vuole essere un'accademia, ma una casa dove riconoscersi fratelli e sorelle. La responsabilità dei credenti non è solo disinnescare e circoscrivere il fanatismo e la violenza, ma costruire ponti di dialogo, fratelli tutti. E il rabbino Alberto Sermoneta: oggi Yom HaShoah, giornata in cui si commemora un atto eroico avvenuto nel 1943 ad opera di giovani ebrei del ghetto di Varsavia, che con tutte le loro forze si ribellarono al regime nazifascista, si è firmato a Bologna un protocollo d'intesa fra i rappresentanti delle tre religioni monoteiste, allargato poi alle altre religioni. Il primo elemento per combattere l'antisemitismo e la discriminazione razziale è l'incremento della conoscenza, del dialogo e della cultura. Non può esserci rispetto se non vi è conoscenza dell'altro e delle sue tradizioni. Ciò che si è fatto oggi è un ulteriore passo in avanti all'abbattimento delle barriere del pregiudizio, che va fatto con l'umiltà del confronto e l'onestà di volere, con i fatti e la collaborazione di tutti. E anche Daniele De Paz, presidente della comunità, che ci dice: sono orgoglioso di vivere in una città capace con i suoi progetti di respingere ogni forma di violenza, discriminazione, sopruso, intolleranza proprio attraverso progetti che coinvolgono e valorizzano le comunità del territorio. E infine Yassine Lafram, della comunità islamica: a Bologna abbiamo un patrimonio di conoscenze e di cultura interreligiosa e interculturale acquisite grazie alle innumerevoli iniziative portate avanti in questi anni. La Casa Bolognese del Dialogo vuole dare una struttura e una maggiore progettualità al percorso intrapreso, e il sostegno del Comune e dell'Università saranno determinanti per percorrere questo passo. E infine vorrei solo, poi chiudo perché secondo me dobbiamo andare, parlando anche del turismo interreligioso e interculturale, di cui questo palazzo è un esempio importantissimo. I fondi del PNRR ci danno la possibilità di ristrutturare luoghi. Sono stata recentemente a un convegno sul patrimonio interculturale e interreligioso,
È musica per le mie esatto, grazie, meno male. Sono stata recentemente a un convegno, appunto come parte politica, sul PNRR e sulla possibilità di ristrutturare, di dare, rivalorizzare dei luoghi che sono stati in qualche modo non valorizzati in questo periodo. Quindi bisogna che il PNRR si occupi anche fortemente della cultura umanistica, dei beni materiali e dei beni immateriali che sono nella nostra città. Sto parlando poi della nostra città, ma anche della nostra regione. Abbiamo visto che sono stati dati molti fondi, un paesino della montagna ha vinto una competizione dando milioni di euro per ristrutturare questa bellezza del nostro patrimonio. Penso però anche alle vie romee, alle vie dei pellegrinaggi che sono sempre di più interreligiosi. Cioè, la cultura, il dialogo interreligioso non può essere tale se non prende anche forza dalla cultura, dall'arte che è stata parte fondativa di questo percorso. Quindi quello che noi abbiamo chiesto a chi si occupa di patrimonio culturale è che i fondi del PNRR vengano anche impiegati proprio per questo, per il dialogo interreligioso, cioè per dare valore a quello che si stava dicendo, ai luoghi di diverse culture che ci sono nella nostra città, e in modo che le persone che passano da Bologna possano trovare in questi luoghi un ripercorrere la storia e il passato, ma anche con una forte volontà di futuro. La nostra città è diventata sempre di più una città interculturale, una città che fa di questi monumenti, grazie alle persone che ce ne sanno parlare in questo modo, un turismo consapevole. Mi viene in mente, nei miei studi, nel periodo romantico, William Wordsworth faceva una differenza profonda tra il turista e il viaggiatore. Il turista è quello che passa, va, vede, dice, ah, ma guarda che bello questo Palazzo Bocchi, chissà. Il viaggiatore è quello che chiede cosa vuol dire questa scritta, a cosa è servita, qual è la storia che c'è dietro e cosa serve questa scritta per il mio futuro. Quindi la differenza è nel viaggiare come momento ermeneutico profondo, che mette in unione sé e l'altro da sé attraverso quel percorso, quel monumento, quella visione. Pensiamo ai nostri portici, no? I portici cosiddetti della morte, dove i pellegrini si fermavano per essere curati, e poi al portico della vita. Ritrovare Bologna anche da un punto di vista di turismo consapevole all'interno della nostra città, del viaggiatore che è dal periodo romantico a oggi, fa del viaggio non soltanto una scoperta di sé, ma un rispetto e una scoperta dell'alterità come fonte di ricchezza epistemologica di sé, della nostra vita, e anche economica, perché dare uno sguardo alla città da questo punto di vista lo è. E quindi noi che siamo umanisti ci ricordiamo che l'umanesimo ha portato avanti delle questioni fondamentali per il dialogo interreligioso, ma per la nostra anche vita, il pensiero critico. Uno dei più importanti ruoli dell'intellettuale è quello di, e cito Edward Said, dire la verità al potere, qualsiasi esso sia, e l'altra parte importante dell'umanesimo è quello che è sempre stato interdisciplinare, interculturale, interreligioso. Quindi ridare linfa vitale a questo significa apertura e rispetto delle altre religioni che sono anche arrivate qua da noi, e cercare di convivenza attraverso la trasformazione della paura in fiducia. Credo che dobbiamo pensare che la solidarietà è per la città di Bologna un posizionamento politico e non soltanto un sentimento, ed è fondamentale per il nostro dialogo interculturale e interreligioso. È chiaro che io devo imparare moltissimo. Mi considero una studentessa che cerca nelle realtà intorno di imparare ad andare avanti e di costruire insieme alla parte politica e ai centri questo percorso. Grazie, intanto andiamo a vedere delle cose belle. Volevo soltanto fare un commento al bellissimo intervento della professoressa Monticelli. Bisogna dire al potere la verità. Dunque, una delle altre interpretazioni appunto dell'epigrafe in ebraico riguarda proprio questo problema. Dunque, da un lato non essere mendaci, dall'altro però dire la verità, ma all'interno di queste mura. Perché in realtà il potere in quel momento era il potere ecclesiastico. E al di fuori di quelle mura la verità
non poteva essere detta. Purtroppo questa era la realtà. E altrimenti si rischiava appunto di essere tacciati di eresia. E questo è uno dei motivi che ha indotto, tra l'altro, un insigne studioso che tutti conoscete, che è Carlo Ginzburg, lo ha indotto a tacciare Achille Bocchi di nicodemismo. Esatto. In realtà Achille Bocchi tutto era fuorché pavido, perché tanto è vero che ha accolto all'interno della propria accademia rappresentanti sia dell'ortodossia che dell'eterodossia, per non dire dell'eresia, ed era amico anche e frequentatore della comunità ebraica di quel momento, di quell'epoca. Per cui il suo non è sicuramente nicodemismo, non è paura di dire la verità al potere, è piuttosto cercare di tutelare questo dialogo. E lui appunto, Achille Bocchi, si adoperò in particolar modo per proteggere quelle figure eterodosse che erano veramente a rischio, per ospitarle all'interno delle proprie mura, e proteggere quelle figure eterodosse che erano a rischio di essere perseguite dall'autorità ecclesiastica. Quindi, ma nello stesso tempo salvaguardare in toto anche il dialogo con la stessa autorità ecclesiastica, in cui c'erano appunto figure illuminate come appunto il cardinale Gabriele Paleotti. E poi non tutto filò liscio, nel senso che non era tutto così idilliaco, ci furono delle delazioni anche all'interno dell'Accademia Ermatena, e purtroppo, come era del resto prevedibile, questo lo ha ricordato anche il professor Campanini in un suo intervento bellissimo, appunto, come ricordavo prima, ma l'intento di Achille Bocchi era proprio quello di proteggere ogni individualità, proteggere ogni indirizzo scientifico, perché di questo si tratta poi in fin dei conti. Tanto è vero che è cosa recente, insomma, della nostra contemporaneità, l'inclusione della distruzione del patrimonio culturale tra i crimini di guerra. Non c'è sempre stato. Il patrimonio culturale è parte integrante dell'identità di un popolo, anche il patrimonio religioso, che è patrimonio culturale, è parte integrante dell'identità di un popolo. Distruggerlo, sconsacrarlo, ma in realtà non tanto profanarlo, quanto proprio distruggerlo o annientarlo o danneggiarlo, significa danneggiare un intero popolo, e quindi è un crimine di guerra. Questo, insomma, direi che è in linea con quanto ha ricordato la professoressa Monticelli.